cristiano. Allora, l'ultima settimana totale vede come oggi il convento della dottrina totale è chiuso con un concetto molto semplice, l'acqua. Quindi questo non è ipotesi, perché io sono molto cristiano, è il pensiero che poi il giorno del sedicesimo riprende nei beni comuni proprio anche nel mondo. L'acqua, persona pura, non può essere trattata come una mente, tra le altre. Il suo uso deve essere razionale e solidale. Ma poi sviluppa questo razionale solidale e conclude dunque il diritto all'acqua e il diritto universale e in l'acqua deve essere all'attività. Questo è un concetto per la comunità. Che fate? La lascio. Allora, io partirei dal fatto che l'acqua non è un bene qualsiasi, lo riprenderei. Quindi stanno tutta una serie di servizi, come se fosse la stessa cosa. E quindi non tanto, diciamo, non facendo una scaletta, non facendo delle scelte, non individuando che tipo di beni sono, già questo rovina, indina il tema. E questo dobbiamo sempre dircelo perché, mentre quando noi parliamo d'acqua, perché ci sono sempre mai servizi, non essere pagati, ma servizi, eccetera. Allora, cioè, è ovvio che tanti servizi sono importanti per la comunità, ma sono servizi importanti, servizi e servizi essenziali, no? Senza dei quali, servizi per i quali, per esempio, io posso teoricamente, anche se c'è soldi, teoricamente, rivolgermi a qualcuno, e servizi invece dove non posso rivolgermi a qualcuno. Perché qui non siamo in regime di libera concorrenza sull'acqua, non è possibile, cioè se io decido a un certo punto che non mi va bene l'acqua o la fasi o qualsiasi altra cosa, io non posso decidere di andare a quello che sono stati miei, no? E questo dovrebbe essere una cosa talmente specifica, talmente chiara, che invece non viene sottolineata perché bisogna arrivare alla realizzazione. Allora, se nessuno, non possiamo dare una risposta a questo, e non dobbiamo parlare solo di acqua, ma di servizi pubblici. Perché quello che ci dicono, ma noi non stiamo realizzando l'acqua, sono realizzati servizi pubblici, ma servizi pubblici, non servizi pubblici, non posso stare più per la concorrenza, quindi si è privatizzato anche servizi pubblici. Perché non è che posso decidere, appunto, ripeto, di andare a costruire una prodotto per farmi miei. Quindi, e questa è una cosa fondamentale, cioè molte amministrazioni, molte persone, eccetera, ci rispondono in questo modo, no? Invece bisogna riportare le cose nel loro posto giusto, cioè quando si dice è un falso che ci sia libertà di commercio sull'acqua, e a meno che non intendano rovinare così tanto l'acqua, che l'acqua che usiamo come diritto per utilizzare solo per i materiali di olio, particolari di questo genere, e poi andiamo a comprare tutta l'acqua in qualche altro posto, in qualche supermercato, anche quella è una prospettiva, ma è ancora è altrettanto più pericolosa, no? Detto questo, cioè che quindi l'acqua è fondamentale per la vita e che non può essere diciamo che il regime di monopolio, il problema è che se tu mi dici che vuoi privatizzare l'acqua o privatizzare i sistemi idrici, vediamo che cosa è successo dove è avvenuto, no? Se non dovessimo fare nessuna delle considerazioni che ha fatto un sito che facciamo di quello noi, vediamo cosa è successo da Arezzo, no? Ad Arezzo è in altri posti dove sono stati dove il processo di privatizzazione è iniziato da molto tempo fa, no? È successo che le aziende sono trovate con tanti soldi nelle mani senza aver fatto un investimento, perché quando cosa avviene con la privatizzazione? L'azienda X chiede di comprare, fa una gara, si mette d'accordo con delle banche e chiede dei finanziamenti, rileva questa azienda, si ritrova una liquidità immediata, cosa che attualmente è uno dei problemi più grossi che si hanno in tutti i settori economici,
poi non fa investimenti, aumenta la tariffa e dopo 20-30 anni, quando ormai le strutture si sono completamente rovinate, soprattutto quelle diciamo così secondarie, quelle ritenute periferiche, si ritorna, si richiede allo Stato di intervenire per diciamo, fare quei lavori generali, quelle attività generali che l'azienda non può fare. Allora a questo punto scusate di fare tutto quanto il castello, perché se io devo fare gli investimenti pubblici, no? Allora a questo punto non li riesco io, per quale ragione devo dare a te la possibilità di fare i soldi e io mi metterci dei soldi? È nata a perdere, no? Beh, è così semplice come cosa, che bisogna appunto renderla così semplice e dire così a tutte le persone che vogliono invece privatizzare. Quindi mancanza di investimenti, aumento delle tariffe e perdita di una cosa fondamentale, del controllo pubblico e comune su questo bene. Perché mentre non so se Andrea non ci sta bene, no, alle prossime elezioni non lo votano, no, teoricamente, perlomeno teoricamente potrebbe inventarsi un impero per schiacciare le volontà popolari, però insomma. Cioè il popolo potrebbe anche non votarlo, no? E quindi cambiare, ma nel momento in cui c'è un consiglio di amministrazione, no? E più il cittadino poi lì dice non me l'altro non è buono, poi l'altro non la porta e costa troppo, e dice caro mio, comando io, cioè tu non hai eletto, no? Io rispondo alle proprie capitali che ho e non a te che sei cittadino, quindi c'è un ladrocinio di democrazia enorme, sia rispetto al cittadino ma anche rispetto ai comuni, perché poi è il comune toccherà però l'incazzatura del cittadino che quando ci rompe un sistema avviene normalmente non vanno alla parte, non vanno a testa allo Stato, no? Per cui bisogna che le amministrazioni comunali capiscano che non devono farlo solo per un problema etico generale. E anche per un problema economico, è anche un problema di pavimento dei comuni stessi e della possibilità stessa di amministrare, no? Perché poi tu vai a dire alla gente che non è tua competenza, la gente pensa che sia comunque tua competenza perché mentalmente, culturalmente, le persone non pensano che l'acqua si possa privatizzare. Noi ci chiedete 6-7 anni fa, quando facciamo questa prima di volanti anni a Ortona, ricordo che la riunione dell'ANCA ad Ortona, i sindaci ad Ortona, e stavamo volantini, attenzione alla realizzazione, attenzione ai volantini, ma come viene in mente quello che è superato? Questo continua a rimanere nella testa anche delle persone che dicono che i servizi vanno oggi a gara, perché lo sanno poi in realtà che l'acqua di pubblico può essere venduta in questo modo. E allora, cioè uno si domanda ma questi sono, cioè chi fa poi i lavori generali da fare? Prendiamo il po', no? Chi ci pensa? Prendo un pezzettino a testa, cioè un'azienda compra l'acqua non so, di un pezzo del po', il sistema il po' e l'altro non lo fa, cioè diventa assurdo, diventa una cosa folle, no? E poi succederà che i lavori generali, le attività, le grandi opere, vere grandi opere che servirebbero, non le fa nessuno, oppure poi la gente le chiede allo Stato, no? E questo si trova con l'acqua e soltanto ad incassare questa. E la qualità, prima lo dico, cioè riferimento all'inquinamento dell'acqua pulita e tutte queste cose, nonostante che il pubblico sia stato, diciamo così, sono proprio gestiti cattivi, non li dico, no? Perché l'acqua ha firmato tutto, i sindaci sono stati zitti, eccetera. Però se non avessimo avuto delle strutture pubbliche, no? A forestale o alcune persone che comunque all'interno della realtà pubblica hanno parlato, hanno detto, hanno fatto, ci sono morte quando i movimenti hanno sottolineato questo problema, cioè noi probabilmente il fattore di ordinamento di tutti non avremmo capito mai. No? Assolutamente, cioè, perché veniva coperto tutto, no? Perché se in quel caso i politici coprivano anche i politici e le sistemazioni, quindi noi ci sento all'ACA o cose di questo genere, o l'acquisto di interi partiti, perché voi sapete che per esempio a Cappello c'è stata una conversione comunista con il consiglio della sua sede, perché le due persone, il segretario e l'altra persona hanno scoperto che non